Bentornati nel secondo episodio della Ladderlock in monotipo acciaio. Io sono ancora Mist, sono ancora raffreddato e nell'ultimo video abbiamo fatto due belle vittorie. Il team non è ancora cambiato, quindi andiamo subito a vedere la prima lotta. Appena la troveremo, la vedete direttamente davanti a voi sullo schermo. Ed eccola qua, contro un monotipo acqua. E il monotipo acqua è il motivo per cui io uso Magnezone, però c'è Greninja, che potrebbe essere fastidioso. Comunque, come probabile leader ha... non lo so, non lo so. Tanto Arata non sarà estremamente utile. Devo capire se è un fisico o uno speciale. Perché se è Crawdant dovevo mandare per forza Skarmory. Mandiamo Skarmory, sperando non mandi Greninja. Manda Gyarados. Gyarados che è la Mega. Ed essendo la Mega è un Dragon Dancer, molto probabilmente. Quindi andiamo subito di Tossina perché sono tutti vulnerabili alla Tossina. Eccolo là, eccolo là. Beccati sta Tossina, amico mio. Beccati sta Tossina. Allora, adesso cosa possiamo fare? Possiamo iniziare a mettere una fila di punte, dato che lui probabilmente farà un'altra Dragonanza e poi Roost. Roost. Roost come se non ci fosse un domani. Ok, adesso lui vorrà levarmi fuori, uccidermi il prima possibile. Quindi vado di Roost, mettere un'altra fila di punte potrebbe mettermi in pericolo perché vorrebbe dire lasciarlo attaccare in due colpi, penso mi ammazza se non inizio ad utilizzare Roost. Quindi vediamo subito cosa fa. In ogni caso una fila di punte, un Gyarados tossinato, mi sembra un bel inizio, anche se switcha. Comunque, lui cosa farà? Intanto si chiama The Crazy Hobo. Chissà cos'è il Hobo. Allora. Se ti sbrighi perché non penso sia la mia connessione. Eccola là, Waterfall, vedete? Mi fa poco meno di metà vita. Vado di Roost e adesso lui molto probabilmente farà un Dragodanza oppure forfeiterà, dato che in questi episodi tutte le lotte sono forfeitate. Comunque, tre vittorie di fila, devo cercarci un'altra di lotta, va bene? Eccoci qua contro un monotipo Erba. Have fun. Allora, lead molto probabilmente è Torterra. Penso sia Torterra. Ed è proprio per Torterra che noi abbiamo un Magnezone con Intra Forza Ghiaccio. No, è un Cacturne. Cacturne che potrebbe essere pericoloso. Intanto, Cacturne è un attaccante sia fisico che speciale, onestamente. Bisogna scavare il set. Andiamo di Volt Switch. Vediamo cosa fa. Dato che non dovrebbe buttarmi giù neanche con Sucker Punch. Dato che Magnezone ha un bulk decente, soprattutto in difesa fisica. Speaky Shield. Perché usare Speaky Shield contro... Vabbè. Adesso Volt Switch molto probabilmente andrà su Torterra. Molto probabilmente andrà su Torterra. Spero vada su Torterra. No, va di punte. Va di punte e ha Water Absorb, ma non ci interessa. Adesso noi possiamo andare tranquillamente di Lava Bloom, dato che non ha nessuno in grado di incassarselo bene. Vabbè, va di Speaky Shield, Lava Bloom. Potevo prevederlo e mettere le rocce, però... Preferisco levare Torterra prima di iniziare a mettere schifi in giro, onestamente, perché senza Torterra non... No, non può pensare alle Vitoroccia, perché Torterra mette le Vitoroccia, ma ora che ci penso vorrebbe solo avere le punte un Cacturne. Ludicolo! Lava Bloom, scottalo o non lo scotta? Allora, Ludicolo è un attaccante speciale. Un attaccante speciale di cui possiamo reggere qualche colpo, molto probabilmente. In ogni caso, auspidiamo. Quindi Lava Bloom, sperando di scottarlo, non lo scottiamo, va di... E pioggia danza. Con questa pioggia danza voglio il vantaggio delle levitoroccia. Perché va di scald, ma no. Mi fa un 50%. Più di quanto mi aspettassi. Ha Rendish e avanzi. Quindi meglio andare di protezione e poi pensare a qualcosa da fare. Perché questo ludicolo potrebbe metterci in problemi, in seri problemi. Tra l'altro è vulnerabile soltanto al tipo volante. No, tipo volante e quello altro. Vabbè, non mi ricordo il typing di Ludicolo, va bene? Va bene? Comunque, Flag Rage ci servirà contro Venusaur in caso. Ma abbiamo qualcuno che si incassa una idrovampata? Non ce l'abbiamo, quindi non possiamo fare uno switch su nessuno, non possiamo mandare Grand Chariot perché ci sono le punte. Dobbiamo provare a scottarlo e a resistere il più a lungo possibile, perché se è scottato non recupererà più vita a buffo tramite avanzi e pioggia. Infatti è scottato, non recupera più vita a buffo tra avanzi e pioggia perché inizierà a perderla. Adesso, protezione e la pioggia se ne va. E con la pioggia che se ne va vuol dire che Idrovampata non farà più tanti danni, inizierà a perdere vita.
Adesso il fatto è cosa farà? Farà pioggia d'azza o Adrenaline Scald? E Scald che maximum damage. Peccato, peccato. Ora il fatto è, con chi lo ospitiamo? Con la Dravenage. Andiamo a capo Metagross e mettiamo il sostituto Mega Evolvendoci, perché è probabile che vada di Parassisem o Switch. Se va di Parassisem possiamo goderci un momento, questo momento, anche se va di pioggia d'azza, Scald, no, direttamente Scald. Questo potrebbe essere un problema, perché avrei voluto fare Meteor Pugno e poi andare di Gelo Pugno, dato che non abbiamo Zen Headbutt. Lo so, non ce l'abbiamo. Andiamo di Ice Punch. Tanto se non va di giro di assorbimento non è un problema. Scald, non ci scottare. Eccolo là. Eccolo là. Allora, adesso il fatto è, lui muore in ogni caso, quindi proviamo a ottenere il boost di attacco con Meteor Mash. E non ce la facciamo. Non ce la facciamo. E comunque non valeva più la pena di switchare Metagross. Ma nel campo Tropius, che non penso ce lo spindi, neanche se scarfato, quindi... Ah, va di protezione. Ok, giustamente. Però noi abbiamo un bellissimo Magneson scarfato con il Troforza Ghiaccio. Troforza Ghiaccio che lo butta giù. Troforza Ghiaccio che può colpire tutti adesso che non c'è più Ludicolo e non va giù. Aia, a Terremoto? No, a Roost. Quindi, riprendere la Citrus Berry e andiamo nuovamente di Troforza Ghiaccio. Va di Parassisem e adesso andrà molto probabilmente di protezione. E dato che va di protezione, noi cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare? Vogliamo iniziare a intossinare tutti gli avversari, dato che non possiamo ancora fare defoga perché non ne vale la pena. Ok, adesso vale la pena fare una tossina o mettere delle punte? Secondo me vale più la pena intossinarlo, anche se forse switcherà, non ne sono sicuro. Comunque lo sfidiamo, quindi eccolo là, intossinato. Va di Roost. Non ti conveniva, probabilmente si aspettava un Baldeali. Comunque, punte, momento di metterle, eccolo là. Lui va di Parassisem, però alla lunga ci perde lui questa cosa. So, molto probabilmente andrà di... Forse switcherà. Forse switcherà. Mettiamo un'altra fila di punte, per essere sicuri sempre. Forse andrà su Venusaur, eccolo là, appunto. Punte, anche se è rischioso, perché non so se... Cioè, non sai se io ho Baldeali ancora. Su chi andare? Su chi andare? Dovrei cambiare il set ad Aggron e renderlo più veloce, perché con quella velocità non se la cava molto bene. Comunque, cosa fare? Lui attaccherà con un Ultroforza Fuoco molto probabilmente. E io un Ultroforza Fuoco più giga assorbimento con Arata non lo posso prendere. È questione di sacrificare. Questione di sacrificare. E penso che bisognerà sacrificare Jonas Chariot. Sunny Day! Andiamo di Iron Head. Doppio weather? Strano. Strano sì. Ora il fatto è, Magneson con un cannon flash lo butta giù? No. No e no, e Arata non può fare tutto da solo, quindi preferisco conservare Magneson rispetto ad Aggron. E andiamo di Head Smash, che... ah, quanti danni fa. Giga assorbimento non ci butta giù. Non missiamo l'Head Smash. Eccolo là, 81% di danni. Quanto è distruttivo un Megagron. Quanto è distruttivo. Torterra. Il bello è che... Torterra, quanti danni ti facciamo a Torterra? Però comunque andiamo su Skarmory per non sprecare Aggron, dato che potrebbe essere utile contro Tropius. Terremoto, ci missi. E possiamo stallare un po' tutto con Grifus. Intanto mettiamo la tossina. Stone Age non ci fa nulla, neanche un critico ci farebbe più di tanto. E è avvelenato, quindi abbiamo molte possibilità di vincere se Breloom non è una versione con Toxic Orb. Vado di Trespolo per adesso. Lui andrà su Cacturn. Cacturn che si prende una tossina, anche se probabilmente vuole piazzare le punte. Ma ora che piazza le punte non so cosa gli potrebbe servire. Eccolo là, mette le punte, tossinato. Ora ne ho due di punte sul campo avversario. Cosa voglio fare? Se metto un'altra fila di punte poi non possiamo più mandare in campo Aggron, perché non vale la pena. Vabbè, contro Tropius in caso.
Quindi vado in un'altra fila di punte. Il problema è aggro lo teniamo nel caso ci rimette un parassistema. E adesso cosa vorrò fare? The Fog non mi sembra il caso di utilizzarlo. Vado in tossina nel caso switch. Nel caso voglio fare un Sucker Punch, ma in ogni caso non abbiamo boss di attacco su Gryphus, quindi non varrebbe neanche la pena pensare ad un Sucker Punch, non avrebbe senso più che altro. Ah, becca di questo. Comunque sì, non c'è il microfono nuovo, ve ne siete accorti nel primo episodio, spero ve ne siete accorti, semplicemente perché il microfono Auna che avevo preso è rotto. Ho dovuto ordinarne un altro, non pagandolo ovviamente, vengono a ritirare quello vecchio e poi si prendono quello nuovo, ovviamente. Comunque adesso mi puzza di switch l'avversario. O forse no, andiamo di Trespolo in ogni caso, dato che io posso permettermi di andare di Trespolo, mentre lui no, perché c'ha la tossina che è impervia. E Tropius sarà un problema. Però, dato che gli altri non possono recuperare vita, appena moriranno gli altri, Tropius morirà, perché lui può switchare e maneggiare con Trespolo. Comunque il fatto era che non funzionava, e non funzionando il microfono, non era questione di cavo USB, ve lo dico già. Dovevo dare di tossina, forse predictando. Comunque non è questione di cavo USB, non era questione di computer, l'ho provato su vari computer. Quindi sì, non è niente microfono per adesso. E la bella nuova serie che volevo fare non potrà essere pubblicata al momento, perché voglio farla con il nuovo microfono. E molti di voi saranno contento, perché nel frattempo vorrà dire che farò l'Underlock. E adesso non posso più rimanere in campo con Gryphus, semplicemente perché il dormire tre turni di fila non mi ha permesso di avvelenare Breloom e gli ha permesso di fare il birichino. Comunque è persa per la spora che ci ha addormentato per tre turni di fila. Peccato, perché se non avessimo dormito per tre turni l'avremmo vinta con molte possibilità. E adesso Match Punch non ce lo incassiamo con Magneson. L'avremmo vinta. Proprio sicuramente l'avremmo vinta. Vabbè, GG. Siamo a conto 3 vittorie e una sconfitta. E ci sarà qualcosa da modificare nel team nel prossimo episodio. E quindi questo è tutto. Finisce questo episodio con un forfetto avversario, una sconfitta e un totale di 1092 di ladder. Vedremo se riusciremo a superare il record della precedente ladder. Loco, come al solito, vi invito a lasciare un bel mi piace. Se raggiungiamo i 100 mi piace, avrete il prossimo episodio domani, al posto di dopodomani. Mi va di fare questa tamarrata in questa serie. Quindi questo è tutto, io sono Mista e continuando a dare un tocco di Mr. Battle. Vi do appuntamento ad un prossimo video. E l'avversario si chiamava Jibba. Jibba dello zoo? È possibile, comunque non abbiamo modo di comunicarci per adesso, dato che se n'è andato, quindi rimarrà un dubbio e come al solito vi saluto.